Ciao a tutti, io sono Sofia, bentornati e benvenuti nel mio canale. Cosa c'è qua? Oggi volevo parlarvi di compagnie telefoniche, schede telefoniche e come avere un numero inglese prima di trasferirsi a Londra o comunque per iniziare la vostra avventura a Londra. La prima che vi consiglio appena arrivate a Londra è la Lebara o la Laika. È praticamente una scheda SIM che si trova in qualsiasi off-license, costa 5 pound più o meno, non mi ricordo se sono aumentati i prezzi, e potete scegliere tra le varie opzioni di pacchetto. Nel senso, potete scegliere più chiamate e meno internet, potete scegliere solo chiamate, potete scegliere tanto internet e tante chiamate. Ovviamente cambia il prezzo da opzione a opzione. In tutte e tre le compagnie che vi consiglierò ci sono punti negativi e positivi. Punti positivi della Lebara o della Laika: non hai un abbonamento, quindi ogni mese la scheda la ricarichi te. Di conseguenza, quando vorrai cambiare numero o comunque ti trasferirai da un'altra parte o vuoi semplicemente cambiare compagnia telefonica, puoi semplicemente togliere la scheda e buttarla. Come punti negativi direi che internet non è tutto sto granché, nel senso non prende benissimo, e comunque quando tornate in Italia o quando andate da un'altra parte che non sia dove vivete, non avete il roaming. Io questa scheda la consiglierei all'inizio per sbrigare le pratiche, per fare il National Insurance Number, per mettere il vostro numero sul curriculum e ricevere le prime chiamate di lavoro. Un'altra compagnia telefonica che personalmente non ho provato ma mi hanno consigliato in tantissimi è la GiffGaff. Potete direttamente riceverla a casa mentre siete in Italia. Arriverà entro 3-5 giorni massimo. È molto comoda perché avrete il numero inglese già prima di arrivare a Londra. È molto comoda soprattutto per chi già ha un indirizzo a Londra e quindi potete già chiamare per il National Insurance Number. Non so adesso quanto costerà chiamare dall'Italia a Londra per sbrigare la pratica del NIN, però comunque se vi volete avvantaggiare potete già farlo. E con un minimo di 10 pound, che poi alla fine è il costo della scheda in sé per sé, riceverete 5 pound in omaggio. Potete scegliere sia di pagare mensilmente, sia di ricaricare il telefono e loro vi prendono i soldi. Occhio a questa però, perché se non la utilizzate vi mandano messaggi che non state utilizzando la scheda e vi ritirano comunque i soldi. È successa una cosa del genere a una ragazza che conosco, mi ha raccontato l'episodio, quindi fatela solo se siete sicuri di usarla. Se non la usate più, ricordatevi di disattivare la scheda. Devo dire che gli abbonamenti non costano nemmeno tanto e quindi avete diversi pacchetti da scegliere, con più internet, più chiamate, meno chiamate, e per sentire dire è una compagnia abbastanza buona. L'ultima compagnia che vi consiglio e vi sconsiglio, ma vi voglio far capire più o meno perché, è la Vodafone. La Vodafone, come la 3, la II, sono compagnie un po' più complesse, diciamo. Essendo compagnie serie, passatemi il termine, sono compagnie che vogliono una sicurezza, anzi vogliono tante sicurezze. Quindi dovete avere magari un indirizzo, un conto bancario, dovete fargli vedere in poche parole che potete pagare l'abbonamento. Punti negativi sono i costi più elevati e, per esperienza personale, diciamo che ho avuto un malinteso, chiamiamolo così, con la Vodafone, perché mi hanno attivato una promozione, oltre a quella che già avevo, dove mi scalavano dei soldi per dei gigabyte che io non avevo chiesto. E per disattivarli ci ho messo un po'. So che magari non succederà a tutti, però può succedere, sono cose che possono capitare. Ovviamente il servizio clienti è sempre a vostra disposizione 24 ore su 24, sono gentilissimi e cercano in tutti i modi di soddisfare le vostre richieste. Su questo punto di vista diciamo che non mi posso lamentare, perché sono stati veramente efficienti, gentilissimi e precisi. Ovviamente, per esempio, la Vodafone non è un'opzione che potete calcolare appena arrivate a Londra. Le cose positive sono tante: internet prende di più, avete più gigabyte a disposizione, avrete più opzioni, magari con l'opzione di internet potete farvi anche un telefono pagandolo al mese, anche se secondo me i costi sono davvero tanto elevati. Ricapitolando, la Lebara e la Laika la potete fare quando venite qua in un off license, è semplicissimo, ve l'attivano loro e potete toglierla quando volete senza compromessi. La GiffGaff vi può arrivare direttamente in Italia a casa ed è semplicissimo, basta andare sul sito e troverete tutte le spiegazioni. Dovrete mettere solo il vostro indirizzo, i vostri dati personali, il vostro conto bancario, e vi arriva direttamente all'indirizzo di casa. Infine, la Vodafone, come altre compagnie un po' più così, dovrete provare che vivete a Londra e che potete comunque pagare. Ah, una cosa che mi sono scordata di dire: sia con la GiffGaff che con la Vodafone avrete internet all'estero.
diciamo estero, avrete internet quando uscite dal Regno Unito. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Per qualsiasi domanda, consigli, quello che volete, scrivetemi qua sotto in un commento o su Instagram in direct, andatemi a seguire. E quindi niente ragazzi, vi mando un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video.